Abbiamo due pazienti con variante Delta. Sono vaccinati? No, non sono vaccinati. Due persone che non erano coperte da protezione antivirale. La variante Delta è un virus che, come ormai abbiamo imparato tutti, nella sua replica, nella sua moltiplicarsi, commette degli errori che vengono archiviati nel suo patrimonio genico, nel suo RNA, per cui è diverso dagli altri, soprattutto nella acquisizione delle informazioni per la produzione della proteina spike. Quindi diverso dagli altri vuol dire che può avere caratteristiche diverse dai virus che non sono varianti, che non sono mutati. Abbiamo due pazienti con variante Delta che sono ricoverati, un paziente in ricovero ordinario e un altro paziente in ricovero subintensivo. Un giovane e un anziano, sono giovane ovviamente, lo dice la parola stessa, è in condizioni cliniche molto discrete. Il paziente più anziano ovviamente ha una forma, diciamo, moderata severa di malattia, con un quadro di insufficienza respiratoria acuta un po' più impegnativo rispetto al paziente giovane. Sono vaccinati? No, non sono vaccinati. Due persone che non erano coperte da protezione anticorpale. Non dobbiamo assolutamente rallentare la campagna vaccinale e dobbiamo probabilmente sequenziare un po' di più rispetto a quello che stiamo facendo per l'individuazione delle varianti, e dobbiamo recuperare il tracciamento dei contatti per cercare di prendere i pazienti con nuove infezioni all'inizio della malattia, perché all'inizio della malattia abbiamo qualche arma in più, per esempio gli anticorpi monoclonali, che sono un'arma che ci consente di cambiare la storia clinica della malattia in alcuni pazienti. È la vaccinazione la chiave di volta sicuramente della modifica che abbiamo avuto sinora, però dobbiamo cercare di fare uno sforzo anche di carattere, come dire, altruistico, nel senso che dobbiamo immaginare che se non vacciniamo anche le parti del mondo che sono meno fortunate di noi, probabilmente tutto questo non solo provocherà dei danni a persone che sono più sfortunate di noi, ma teoricamente può portare dei danni anche qui. Perché le varianti possono realizzarsi, e varianti estremamente più pericolose, dove il virus circola molto e dove i programmi vaccinali sono insufficienti. Credo che sia una domanda da $1 milione. In premessa io direi che è sempre opportuno affidarsi al buon senso dei nostri cittadini, che in parte hanno dimostrato di avere buon senso nei mesi passati. Sì, certamente negli ambienti chiusi non c'è alcun dubbio che la mascherina vada tenuta ancora per qualche mese, sicuramente. Nei luoghi aperti, lì dove c'è possibilità di distanziarsi dagli altri cittadini, dagli altri utenti, sicuramente probabilmente può essere, diciamo, non indossata, potremo stare più tranquilli. È chiaro che se creiamo degli assembramenti, riduciamo le distanze, allora in quel caso lì anche all'aria aperta conviene riportare, tenere sempre in tasca una mascherina per proteggersi. I letti oggi sono in parte, come diceva lei, più vuoti, ma non per questo non si lavora, perché il Cotugno ad esempio ha riconvertito molti posti letti Covid in posti letto per patologie non Covid, cercando di ricominciare ad assistere quei pazienti che probabilmente in questo anno e mezzo di tempo sono stati per molti versi, diciamo, se non trascurati, diciamo, hanno un pochettino avuto meno attenzione da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo sicuramente non è che siamo senza pazienti, i pazienti li abbiamo riconvertito. E quindi io dico, tenete conto anche che noi operatori non ci rilassiamo sicuramente, il grado di attenzione è sempre lo stesso, però siamo stanchi. Quindi aiutateci ad aiutarvi sentendoci anche meno stanchi. Grazie.